Da qualche giorno in via Roma, al Civico 114, ha preso il via il primo studio sperimentale per l'analisi delle emissioni nei cantieri edili. Uno studio eseguito nel contesto della demolizione di un aggregato del centro storico. Quale situazione ottimale per la valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente, che sta offrendo l'opportunità di analizzare l'esigenza di protezione di tutti i recettori sensibili, anche per offrire un modello a situazioni analoghe di buona pratica. La ricerca avviata ha origine dalla consapevolezza dello stretto rapporto tra emissioni di polvere e particolato e attività edile e di cantiere, e all'obiettivo di definire le strategie di mitigazione del rischio dovuto alla produzione di micropolveri. Lo studio che stiamo conducendo sulle emissioni delle polveri in realtà si inquadra all'interno di un programma di ricerca più ampio inerente al cantiere sostenibile, quindi al di là del tema dell'aria e quindi delle polveri ci occupiamo anche di suolo, di aria, ma di acqua, ma anche e soprattutto di riutilizzo di materiali derivanti da demolizione e ricostruzione, materiali derivanti dalla filiera locale. Un insieme praticamente di tematiche che si inquadrano all'interno della macro area della sostenibilità, chiaramente applicate al cantiere in un contesto come quello della nostra città, particolarmente impattato e particolarmente gravato da un gran numero di cantieri. All'Aquila, grazie alle nuove tecnologie elettroniche, ai sensori e ad attente linee guida in fase di esecuzione dei lavori, si possono monitorare a basso costo le polveri generate in cantiere con evidenti vantaggi sulla valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori presenti, così come dell'intera popolazione. Lo studio è condotto dal professor De Berardinis, che è responsabile della ricerca, con me, che sono Marianna Rotilio, suo ricercatore, insieme ad un rapporto importante interdipartimentale tra il DICEA e il DIE, insieme al professor Giuseppe Ferri, professor Vincenzo Stornelli, professoressa Federica Cucchiella e al gruppo del laboratorio di elettronica. Sono coinvolti per la validazione della ricerca, del metodo, anche degli studenti, in particolar modo dei tesisti, grazie a delle borse di studio finanziate dall'ANCE con una convenzione tra ANCE e Università degli Studi dell'Aquila, in particolar modo proprio con il DICEA.